Recenti studi hanno affermato che troppa tecnologia fa male, infatti siamo bombardati da diversi flussi di informazione come telefonia, internet, televisione e quant'altro. Basta vedere quando andiamo alla stazione, quando andiamo al bar, ogni giorno, come la gente è immersa in questo mondo virtuale. Ma è veramente così? La tecnologia fa male o l'abuso di tecnologia fa male? Oggi vedremo come utilizzare la tecnologia a nostro favore. Creeremo un sistema di videosorveglianza fai da te. Vediamo insieme cosa ci serve per realizzare questo progetto. Allora, quello che ci servirà è davvero esiguo. Ci servirà un vecchio telefonino che abbia la fotocamera funzionante e la possibilità di scaricare l'applicazione che vi dirò. Servirà il suo caricabatterie per non farlo scaricare. E ci servirà un supporto dove poterlo tenere. E ci servirà Alfred. Ci serviremo di Alfred. Benvenuto. Tutto quello che dobbiamo fare è scaricarci Alfred in entrambi gli smartphone. Quindi andiamo nel nostro App Store o Google Play, che vi lascerò il link in descrizione, e scaricate Alfred con questo simpatico nonnetto. Allora noi andiamo ad aprire. Bene, dopo aver avviato l'applicazione vi chiederà se utilizzare il vecchio telefono come visualizzatore o telecamera. Noi ovviamente selezioneremo telecamera e andremo avanti. E vi attiverà la camera che avete già visto in precedenza. Così facendo sarà collegato e voi dal vostro smartphone potrete controllarlo a distanza e potrete controllare anche le sue gesture, come accendere il flash o la possibilità di parlare attraverso il walkie talkie, chiamiamolo walkie talkie. Adesso vi faccio vedere. Ecco, noi in questo caso abbiamo già attivato Alfred dallo smartphone ricevente e quindi adesso andremo a cliccare sul nostro bel iPhone 5C. Ecco, adesso si sentirà doppia voce, ma noi andiamo a disattivare l'altoparlante. Ecco, come vedete, noi adesso stiamo vedendo direttamente dal nostro iPhone, dal nostro vecchio telefono, e sto registrando lo schermo con il mio smartphone. E io da qui posso parlare, attualmente non si può fare perché sto registrando lo schermo. E qui possiamo selezionare la camera se vogliamo cambiare la rotazione del nostro schermo o selezionare, adesso mi vedrete, selezionare anche la camera anteriore così da poterla girare e guardare da un'altra parte. Adesso noi la giriamo che sono brutto. E possiamo anche accendere il flash, vedete come posso accendere il flash? Bellissimo. E se siete di notte non vedete col vostro telefono, potete attivare anche la modalità notte e così potrete, diciamo, potrete vedere qualche cosa in più. Non dico che vedrete chissà che, ma è una funzione in più. Potete anche accendere la luce così vedete molto meglio. Perfetto, così abbiamo visto come installare Alfred, come procurarci un video sorveglianza fatto in casa con un vecchio telefono che non utilizzate più, e così potrete mantenere la vostra casa libera da malintenzionati. Ebbene, noi così facendo possiamo tenere la nostra casa al sicuro da occhi indiscreti, perché noi saremo il grande fratello. Ebbene, noi così possiamo utilizzare la tecnologia a nostro favore creando delle modalità per poterla sfruttare. Ebbene, io vi lascio la clip dimostrativa per farvi vedere come funziona bene il tutto. E noi ci rivediamo alla prossima. Non dimenticate di lasciarmi un bel like e di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, chiaramente. Ciao, buona visione!
5 George, en route to 496 Broadway. Do you have another assignment there, Central? What's the job you have at that location, George?